Ciao a tutti da Sonia, oggi vi propongo un dolce un po' particolare a base di verdure, la torta di zucchine. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci necessitano per prepararla. 250 g di zucchine, 3 uova, 250 g di zucchero, 275 g di farina, 60 g di farina di nocciole, 130 g di olio di semi, di mais o di girasole, 16 g di lievito in polvere per dolce, un pizzico di sale e un cucchiaino di cannella in polvere. Per realizzare questa torta ci occorrono le zucchine grattugiate, quindi le laviamo, dopodiché le grattugiamo ad una grattugia, possibilmente a fori larghi, come questa. Ma nel frattempo ci possiamo montare le uova con lo zucchero, quindi le versiamo nella planetaria, aggiungiamo lo zucchero e le facciamo montare fino a quando raggiungono una consistenza spumosa. Volendo si può utilizzare anche una mandolina. Una volta che avremo ottenuto un composto ben montato, possiamo unire l'olio. Lo aggiungiamo a filo e continuiamo a far lavorare la planetaria. Una volta che l'olio sarà ben incorporato, spegniamo la planetaria e aggiungiamo il resto degli ingredienti lavorando a mano. Uniamo prima la farina di nocciole, aggiungiamo anche il sale e amalgamiamo bene il composto. Aggiungiamo poi le zucchine che andranno strizzate in modo da eliminare l'acqua di vegetazione. Mescoliamo delicatamente. Aggiungiamo man mano le polveri, quindi la farina alla quale avremo aggiunto la cannella e il lievito, e mescoliamo delicatamente. A questo punto l'impasto è pronto, quindi lo possiamo trasferire nello stampo. Io sto utilizzando uno stampo tondo dal diametro di 24 cm che andrà imburrato e infarinato. Poiché la torta è completamente priva di latte, si può però sostituire il burro con dell'olio o con un grasso vegetale. Poi per rendere la torta un po' più rustica sto utilizzando un cucchiaio di farina di nocciole anziché la farina. Livelliamo la torta e cuociamo in forno a 170 gradi per circa 30-35 minuti. Una volta cotta togliamo la torta dal forno e la lasciamo raffreddare. Magari la posizioniamo su una griglia così si raffredda meglio, però la teniamo comunque ancora nello stampo. Una volta che la torta si è raffreddata la possiamo togliere dallo stampo. Utilizziamo il sottotorta, capovolgiamo. Mettiamo sul piatto di servizio. Quindi prima di servirla la cospargiamo con dello zucchero a velo. Tagliamo una fetta e vediamo come si presenta la torta all'interno. È molto soffice e all'interno si possono intravedere i pezzetti di zucchina. La torta di zucchine è un dolce molto indicato sia per la prima colazione che per la merenda. Magari è anche un buon modo per far mangiare le verdure ai bambini. Magari se ne può variare la forma utilizzando uno stampo a ciambella. Se la cannella non è di vostro gradimento può essere sostituita con un'altra spezia oppure eliminata completamente. Provate anche voi questa ricetta e fatemi sapere con i vostri commenti cosa ne pensate. Un saluto da Sonia e alla prossima video ricetta.